facciamo questa... Noi siamo i primi, credo siamo i primi a inaugurare presenza sull'isola. Non c'è nessuno che lo ha ancora fatto e quindi facciamo questa prova generale. Stamattina presso il liceo statale di Ischia la preside Assunta Barbieri ha tenuto l'ennesimo incontro con gli insegnanti in cui sono stati messi a punto gli ultimi accorgimenti in attesa del ritorno dei ragazzi a scuola che avverrà lunedì prossimo quando, presso la sede distaccata di Laccameno, gli studenti ritorneranno in classe per sostenere gli esami di riparazione con cui recuperare il debito formativo e poter accedere alla classe successiva e il liceo, rispetto alle normative anti-Covid, è pronto ad accoglierli. Come ci ha spiegato la preside Barbieri. Sì, allora lunedì cominceranno un gruppo di ragazzi comincerà nella sede di Laccameno, i ragazzi che sono stati destinatari dei piani di apprendimento individualizzato, appunto il PAI, quindi i famosi recuperi, questi ragazzi che non sono riusciti a colmare per bene tutto il percorso formativo di questo anno così particolare, cominceranno in presenza questa attività. L'attività è stata organizzata nella sede di Laccameno perché la sede è più piccolina ed è stato più semplice rispettare tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie in merito alla sanificazione e quindi anche all'organizzazione di questa difficile e complessa appunto attività di sistemazione delle aule, dei percorsi, degli ingressi, delle uscite. E non è semplice, veramente non è semplice, quindi diciamo che lunedì questa scuola farà una sorta di prova generale in vista di quella che poi sarà l'apertura del 24. Abbiamo misurato per bene le distanze all'interno delle aule che verranno utilizzate, vengono rispettati perfettamente tutti i canoni previsti dal Comitato Tecnico Scientifico e dalle autorità sanitarie. E cominceremo e faremo una prova generale, speriamo che vada tutto bene, ma io confido di sì. È stato organizzato tutto nei minimi dettagli, quindi ingressi e uscite separate, adesso produrremo anche i relativi avvisi, mascherine, rilevazione della temperatura, perché nel dubbio qua adesso c'è un po' di dubbio, chi dice sì, chi dice no, siccome non sono tantissimi ragazzi noi rileveremo noi lunedì la temperatura, poi nei prossimi giorni capiremo se sarà necessario o meno farlo per tutti, nel dubbio noi lunedì la rileveremo. E mascherine per tutti, ci sono state fornite, eccole qua, queste sono le mascherine del commissario Arcuri che sono arrivate, chiaramente è arrivato un numero di mascherine sufficiente ad affrontare le prime giornate, chiaramente dovranno poi essere consegnate tutte le altre, ma da quello che ho capito il commissario ha detto che verranno fatte delle consegne settimanali per cui dovremmo stare coperti, me lo auguro. Lunedì una prova generale, poi il 24 si dovrebbe ritornare tutti in classe e lì bisognerà gestire bene una massa di studenti certamente ragguardevole. Su quello ancora non do indicazioni precise perché stiamo ancora valutando e verificando i numeri, gli spazi a disposizione e anche ragionamenti di opportunità, cioè capire se effettivamente è possibile lasciare in contemporanea tantissimi studenti, tantissime persone in uno stesso sito. Sono valutazioni attente, le stiamo studiando nei minimi dettagli, veramente misurando al centimetro, per cui ci riserviamo ancora questo periodo prima di dare indicazioni.